questa puntata di Viaggiando Viaggiando, Auronzo di Cadore, le tre cime di Lavaredo, e poi concluderemo il nostro viaggio con Nevegal, quindi Belluno protagonista. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, sempre alla scoperta di quelli che sono i luoghi più belli vicini a casa nostra. Come abbiamo detto, la provincia di Belluno protagonista, tutto questo è molto alto tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Abbiamo già anticipato prima della sigla, questa settimana protagonista di Viaggiando Viaggiando è la provincia di Belluno, il nostro viaggio inizia da Auronzo di Cadore. Trovi la località Palus San Marco, naturalmente a pochi chilometri dal centro di Auronzo di Cadore, qui a fianco a me Renato Alberoni, diciamo masher, responsabile, ideatore del CIS, Club Italiano Sled Dog, perché di Sled Dog, di questo sport meraviglioso, vogliamo parlare quest'oggi. Io direi però, Renato, di iniziare parlando di quelli che sono i veri protagonisti di questo sport, questi meravigliosi animali, questi Siberian Husky, giusto? Sì, io da anni, ormai 15 anni, uso prevalentemente il Siberian Husky, che è il cane che conosco nella maniera migliore. È un cane un po' particolare, un po' ribelle, quindi c'è da lavorarci dietro un pochino, ma è anche quello il bello di questo sport qua. Ogni giorno hai un avvenimento diverso, un comportamento diverso dal cane, e sta a te, masher, capobranco in questo caso, importi sul cane. Sono tutti Siberian Husky di una certa età ormai, perché sono cani che usavo tanti anni fa a far gare, poi sto tirando su dei cuccioli e uso i vecchi come maestri per quelli giovani, insomma. Parliamo di questa razza di animali, domani ci avviciniamo a questo bellissimo Siberian Husky, che è il primo nel punto dove ci troviamo. E il punto di Siberian Husky, quindi cani abituati a temperature molto basse, che anzi soffrono moltissimo il caldo, quindi l'habitat dove siamo, diciamo, un habitat molto freddo, in questo momento siamo a meno 5 gradi e sono le 10 di mattina, e vivono bene e stanno bene in queste zone. Sì, diciamo che, ecco, in particolare questo cane ha una storia sua. Questo è un cane che ho recuperato su un canile a Mestre che era stato abbandonato. Io me lo sono portato a casa, ci ho messo 3 anni a inquadrarlo, a fargli capire cosa deve fare, ma per lui è stata una seconda vita, è rinato. Sono cani abituati alle temperature molto basse, e arriviamo anche a meno 20 delle volte. Questa, oltre a Tarvisio, è una delle zone più fredde d'Italia, credo. Il sole arriva a fine di gennaio, insomma. E quindi loro molte volte dormono fuori, e più freddo è, più corrono volentieri, ovviamente. Parliamo appunto della natura di questi animali, perché a volte si parla di questo sport, si parla di sfruttamento animali, però invece è proprio la loro natura questa di stare in queste temperature fredde e il trainare queste che sono queste slitte, perché loro si scaricano e si divertono. Sì, e diciamo che è un cane che è stato selezionato sia in natura che dall'uomo per fare, è un cane da lavoro in pratica, quindi per loro lavorare, tirare la slitta non è una costrizione, è una cosa naturale, bisogna noi fargliela fare nella maniera giusta, non forzarli, però è proprio una cosa che hanno nel DNA, la voglia di correre, la voglia di lavorare. Renato, adesso è un momento molto atteso da quello che sento da questi husky. Lui innanzitutto come si chiama? Lui è Charlie, è il veterano del canile, il cane, uno dei cani più anziani, il maestro, diciamo, quello che uso per addestrare i cuccioli. Un cane affidabile, ormai ha i suoi anni, però è molto bravo. Lui sarà il capolinea allora? È il leader davanti, sì, quello che dovrà obbedire ai miei ordini nelle curve quando saremo in mezzo al bosco. Tu praticamente lo stai imbragando per metterlo... La linea. Adesso sente vari odori di altri cani. Renato, le linee, le mute sono pronte. Prima di iniziare di avventurarci in questa escursione con le Sled Dog, alcune piccole lezioni base per
per rinfrescarmi la memoria. Allora, la posizione è quella che stai tenendo tu sulla slitta, quindi piedi sopra i pattini, gambe leggermente flesse, tutte e due le mani attaccate al manubrio della slitta. Poi, per regolare l'andatura della slitta, quindi che la linea sia sempre in tensione, i cani vadano nella maniera giusta e la slitta seguono loro, dovrai rallentare con i talloni all'interno dei pattini. Quindi fletteremo un attimo le gambe, piegheremo i talloni all'interno e diamo l'andatura alla slitta regolare. Poi dopo tu mi stai dietro e vedrai quello che faccio per io. Per fermarsi il freno è questo qui? Usiamo, no, l'altro. Questo è il tappetino d'emergenza, quello è il freno di emergenza, il freno che si usa poco, io evito di farlo usare perché è un po' impegnativo, meglio fare con i talloni. Facciamo con i talloni allora. Un consiglio che diamo a tutti i nostri telespettatori, se volete provare l'ebbrezza dello sled dog, mi raccomando vestitevi nella maniera più adeguata. Torniamo a parlare da un punto di vista turistico, attualmente sempre con Renato Alberoni, titolare responsabile del centro Sled Dog qui naturalmente a Pollù San Marco, vicino ad Auronzo di Cadore. Le persone possono venire qui, avvicinarsi a questo sport e praticarlo anche dopo pochissimo tempo, vero? Vengono date delle nozioni di base su cosa fare e cosa non fare sulla slitta, li accompagniamo fuori per il tracciato e gli facciamo provare questa emozione. Poi se tornano aumentano il numero dei cani, il numero dei chilometri, le difficoltà. È una cosa che bisogna fare gradualmente, come tutte le cose. E seguito naturalmente da professionisti come te. Tra l'altro fate per i bambini delle escursioni dove i bambini salgono praticamente. Sì, vengono trasportati da noi sulla slitta e coperti bene ovviamente, perché stando fermi si raffreddano molto, e li portiamo in mezzo al bosco molte volte raccontando anche qualche favola un po' particolare che gli fa rendere la cosa ancora più affascinante. Portiamo spesso e volentieri anche dei bambini diversamente abili, dove vediamo che c'è un riscontro e un beneficio notevole nei confronti di questi ragazzi che hanno questi problemi. E basta, non so che dire, venite a provare, è un'emozione. Per quanto unica. Riguarda invece le escursioni, proprio di guidare la slitta, che età bisogna avere, bisogna fare qualche allenamento particolare prima? Ma innanzitutto con i bambini partiamo dai 10 anni in su, che possono guidarsi la slitta, poi se uno fisicamente se la sente può farlo anche a 60 anni, basta appunto sopportare il freddo, avere un po' di fiato, un po' di preparazione. Per avere informazioni so che tu hai anche un sito internet. Sì. www.sleddog-italia.it. E quindi per avvicinarsi a questo sport e per vivere intensamente queste emozioni, e credetemi sono veramente tantissimi, noi vi consigliamo di venire qui a Pollù San Marco vicino Auronzo con il nostro amico, ormai possiamo finirlo così, Renato Alberoni, e provare appunto lo sled dog. Io di Auronzo ho un ricordo bellissimo di quando siamo andati a vedere questi Siberian Husky, che erano veramente strepitosi, di questa escursione molto molto bella. Ma sapete, vicinissimo ad Auronzo di Cadore c'è uno dei gioielli più belli che ci invidiano in tutto il mondo, le Tre Cime di Lavaredo. Qui a fianco a me Vittorio Dorigo, assessore al turismo di Auronzo di Cadore, naturalmente provincia di Belluno, al quale chiedo subito perché una persona deve scegliere Auronzo per trascorrere un weekend fuori porto oppure per una settimana via. Ma qui possiamo venire per rilassarsi, per fare delle escursioni, abbiamo un buon allevamento nonostante la stagione, abbiamo delle giornate magnifiche, abbiamo la possibilità di fare discesa, di fare del fondo, di divertirci allo stadio del ghiaccio, fare del curling, fare lo sled dog con i cani, fare le passeggiate con le ciaspe verso le malghe che sono messe molto bene al sole, abbiamo la possibilità di fare delle camminate in mezzo ai boschi. Quindi natura, relax ma anche divertimento. Partiamo per gradi. Dicevamo, per quanto riguarda gli appassionati degli sport classici, quindi sci alpino e sci nordico, e buon innevamento, impianti completamente aperti. Ricordiamo naturalmente anche la vicina Misurina con le splendide Tre Cime di Lavaredo.
Per quanto riguarda invece gli amanti dell'adrenalina, andiamo per gradi. Sled dog, go ice, go kart, possibilità appunto di andare con le moto slitte. Con le moto slitte fino alle tre cime di Lavaredo, possibilità di scendere anche con la slitta di notte, quando c'è il chiarore della luna, dalle tre cime di Lavaredo fino a Misurina. È una bellissima. E poi le escursioni con i cani, sempre fino a Misurina. Assessore, allora ricapitolando, ripartiamo un po' per gradi. È la grande possibilità per tutti gli appassionati degli sport classici, quindi con fondo e discesa, con tutti gli impianti completamente aperti, giusto? Gli impianti sono tutti aperti, abbiamo un buon innevamento. Abbiamo la possibilità, oltre a questo, di avere delle escursioni un po' più, diciamo, con un po' più di adrenalina. E quindi si fa riferimento all'escursione con i cani con lo sled dog e anche naturalmente alle bellissime escursioni che si possono fare in motoslitta. Escursioni in motoslitta, possiamo andare fino alle tre cime di Lavaredo, fino a Montepiana, possiamo scendere di notte col chiarore della luna, con lo slittino, fino al lago di Misurina. Possiamo... È un'emozione molto forte e molto bella, mi dicono. È un'emozione da provare, secondo me. È una cosa meravigliosa. E poi, cosa che sta entusiasmando sempre più, specialmente in questi ultimi anni, delle bellissime ciaspolate. Ecco, fare passeggiate con le ciaspe fino alle nostre malghe, che sono tutte molto messe bene a sole, e in mezzo ai boschi, è una natura molto, 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 molto bella. Allora, un invito a tutti i nostri telespettatori a venire qui ad Auronzo di Cadore. Ad Auronzo di Cadore potete venire quando volete, io vi invito a venire qui perché ci sono, oltre a queste cose, ci sono anche dei motivi per rilassarsi in mezzo alla natura. Gente ospitale e anche si mangia bene, possiamo dirlo, assessore? Diciamo che si mangia bene, abbiamo dei bei locali, locali nuovi, abbiamo del mangiare tipico, gli gnocchi di Auronzo, il capriolo con la polenta. Un po' tutte le specialità del nostro arco alpino, diciamo. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Vi aspetto tra pochissimi istanti, sempre per scoprire le località più belle vicine a casa nostra. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati tutti quanti i nostri amici viaggiatori. Sapete, noi in queste puntate che siamo qui negli studi di Padova cerchiamo veramente di attingere dal nostro archivio storico per proporvi ogni settimana uno, due o più località in modo tale da darvi veramente tantissime offerte a voi che siete a casa per le vostre escursioni fuori porta oppure per magari in questo periodo anche magari per qualche settimana bianca. E nella prima parte, come avete visto, abbiamo iniziato a dedicare questo appuntamento alla provincia di Belluno, continuiamo proprio a due passi da Belluno, c'è Nevegal. Assessore, oggi siamo ospiti qui a Nevegal, in questa giornata meravigliosa, con questo panorama veramente, come dicevo prima, mozzafiato. Due parole su questa località sciistica. Il Nevegal è uno dei comprensori sciistici storici della nostra provincia, ma anche della regione Veneto. In questi anni ha puntato molto su un target, come si dice oggi, legato soprattutto alle famiglie, ai bambini, all'educazione allo sci, ai primi passi sullo sci, e penso che questo sia il futuro di questa splendida area, un po' la palestra per i futuri sciatori del domani, al tal punto che io credo che chi oggi gestisce i grandi comprensori sciistici, per esempio come il Dolomiti Superski, dovrebbe essere interessato ad investire in questo territorio proprio perché qui si formano i primi sciatori e poi i sciatori, una volta ben avviati allo sci, possono diventare i grandi sciatori del domani che frequentano i comprensori con piste più difficili, con piste magari di maggiore lunghezza. Per cui un trampolino di lancio che dispone poi di una serie di piste veramente belle e in un ambiente incantevole. La scuola sci dei maestri di Nevegal esiste da 40 anni, quindi l'esperienza sicuramente assicurata. Sono qui con Alessandro, che è il direttore, il nuovo direttore da qualche anno di questa scuola sci, quindi le nuove generazioni, le nuove leve, per parlarci appunto di quella che è l'offerta turistica della vostra scuola. Buongiorno, la nostra scuola, come diceva il nostro operatore qui, esiste da oltre 30 anni, quasi 40 anni.
Negli ultimi anni si è anche rafforzata con dei nuovi maestri, quasi tutti hanno una specializzazione, alcuni hanno la specializzazione nell'insegnamento del bambino, nell'insegnamento del carving, del telemark. Ci sono 4-5 dei nostri maestri che sono sia allenatori di club che operano con insegnamento ai club, che fanno anche quindi attività agonistica, alcuni di noi sono anche allenatori federali e quindi diciamo tutto personale molto qualificato. Quindi tutte le specialità anche per tutti gli appassionati, so che va molto questo carving, questo telemark, avete tutte le specializzazioni, però la cosa che a me ha colpito in modo particolare, voi avete una specializzazione particolare per insegnare addirittura i bambini dell'asilo a partire da 4 anni. Esatto, infatti noi diciamo siamo una, penso, delle prime scuole proprio che operiamo, abbiamo iniziato 7-8 anni fa a lavorare con le settimane dei bambini piccoli degli asili, incominciando a portare 1-2 settimane, adesso siamo arrivati ad arrivare a oltre a 7-8 settimane bianche con questi bambini dell'asilo, che ci passano la mattina quindi presso la scuola sci, quindi è proprio il primo passo per avvicinarsi allo sci. Chiaramente si inizia con dei giochi, infatti abbiamo anche allestito il nostro campo giochi facendo dei giochi con dei tappeti e cose del genere. È una cosa molto bella. Tra l'altro qui a fianco a me c'è anche Mario, che oltre ad essere maestro di sci è anche vicepresidente del consorzio turistico locale. E mi piace proprio questa idea di avvicinare i bambini allo sport, perché questo Neve Galli si può considerare proprio una palestra per iniziare, per poi magari andare nei grandi passi degli olimpici. Eh certo, è una montagna che è ideale per i bambini proprio perché non è tanto alta, di conseguenza anche le temperature sono ideali per i bambini e per tutta la famiglia. E siamo sempre al sole perché non ci sono montagne che ci coprono, e però abbiamo la fortuna di avere sempre una neve bella perché il versante è esposto appunto a nord. Poi si arriva con facilità in Neve Galli perché Belluno è a 2 passi, 10 minuti, 10 km di strada, e l'autostrada che arriva dalla pianura da Venezia all'uscita a Belluno altri 10 km, poco più, e si è di nuovo in Neve Galli. Quindi si arriva velocemente perché siete vicinissimi a Belluno, c'è sempre il sole, la neve quest'anno è arrivata abbondante, bisogna venire assolutamente a Neve Galli allora. Certo, bisogna senz'altro venire a Neve Galli, anche perché i prezzi fortunatamente noi riusciamo ancora a contenerli, direi che è un arma in più che abbiamo nei confronti di altre stazioni. Io naturalmente vi ringrazio, prima di salutarvi però, ormai c'è una tradizione già da qualche settimana, abbiamo presentato tutti i vostri colleghi delle altre scuole sci, quindi velocemente vogliamo presentare i nostri telespettatori che sceglieranno Neve Galli nei prossimi fine settimana o per le settimane bianche, di conoscere persona per persona i maestri che troverete se avete bisogno appunto di qualche ora per perfezionarvi oppure per avvicinarvi appunto a questo sport. Il vostro nome? Maurizio. Cristiana. Gino. E poi ancora abbiamo già conosciuto Mario, poi Mario, un altro Mario, il direttore l'abbiamo già conosciuto, e poi un altro dei personaggi storici di questa scuola sci, Franco. Io naturalmente vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e noi continuiamo sempre la scoperta di questa località. Sciando qui a Neve Galli può capitare di trovare degli appassionati di sci alpinismo. A me oggi è successo di incontrare alcuni amici del Dolomiti Ski Alp, questo gruppo sportivo è un po' particolare. C'è qui Riccardo, innanzitutto vogliamo spiegare ai nostri telespettatori di che gruppo sportivo si tratta, vostro. Ma il Dolomiti Ski Alp è una società iscritta alla FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, e raggruppa i migliori interpreti della disciplina di sci alpinismo in provincia e non solo. La nostra parte si occupa di agonismo ma anche dell'organizzazione di gite escursionistiche per chi non pratica proprio l'agonismo, in modo da avvicinare quante più persone allo sci alpinismo e alla montagna. Mi dicevi poc'anzi tra l'altro che proprio qui in Neve Galli è il luogo ideale per avvicinarsi a questo sport. Sì, in Neve Galli per le proprie caratteristiche di piste semplici e soprattutto molto panoramiche fa sì che si possa praticare lo sci alpinismo in qualsiasi ora del giorno e anche con qualsiasi condizione meteorologica. I pendii del Neve Galli non sono soggetti a fenomeni di valanghe, quindi anche quando in altri luoghi c'è pericolo marcato o addirittura è proibitivo uscire, in Neve Galli si può prendere gli sci e andarci a fare un giro lungo i boschi, sui sentieri, e senza correre nessun pericolo. Qui a Neve Galli tutto il giorno che mi parlano della discesa con i cartoni, ho deciso questa volta e quest'oggi di provarla per voi.
troviamo nel cuore di Nevegal e c'è un parco che è una cosa meravigliosa, Baby Fun Park, il paradiso dei bambini. Qui a fianco a me Loris, direttore della scuola sci Valbelluna, per parlarci di questa importante scommessa da poco creata, però diciamo già vinta. Sì, una scommessa già vinta che noi abbiamo creato qua come scuola sci Valbelluna, il Baby Fun Park, che appunto dà modo ai bambini di poter iniziare lo sci, iniziare a mettere gli sci per la prima volta. Questo dimostra anche come stanno scendendo adesso, vediamo la maestra Tiziana appunto gli sta facendo un addestramento su quello che riguarda qua il Baby Fun Park, poi a destra abbiamo la discesa degli snow tubing, è un'iniziativa nata quest'anno qua, creata dalla BL Sky, che è la società che comprende anche la scuola di sci, e il tapis roulant, questo è il massimo. Abbiamo detto un po' qui Nevegal, tutta la stazione è molto il posto ideale per avvicinare i bambini allo sport. Questi sono i tre bambini che sono stati più bravi, sono rimasti con noi. Come ti chiami? Leila. Leila, e tu di dove sei? Di Casan. E vieni qui appunto per iniziare, per divertirti giocando? Sì. Allora, quante volte, quanto tempo è che sci? 5 volte. È la quinta volta, ma sei già bravissima. E qui naturalmente ci sono i maestri più bravi per iniziare questi giovani atleti, magari i campioni del futuro, magari saranno solamente le persone che usufruiranno di tutte le località più belle vicino a casa nostra. Io naturalmente ti ringrazio, ti faccio i complimenti per questo bellissimo parco che naturalmente è un punto fondamentale, importante per tu per quanto riguarda Nevegal. E per finire questa puntata dedicata a Nevegal siamo ritornati in quota, 1700 metri circa, a Rifugio Bristot. Credetemi, è una meraviglia, una giornata di sole, il panorama, l'ho detto più volte, veramente mozzafiato, poi da questo rifugio è spettacolare. Qui a fianco a me Giovanna, lo chef di questo rifugio, per parlarci di alcuni prodotti tipici e di piatti che potete gustare naturalmente qui. Sì, qui sulla nostra destra ci sono i formaggi, sono prodotti anche che vengono prodotti anche qui d'estate, nelle malghe, la ricotta affumicata, la ricotta fresca, il formage schizz che è tipico e viene in genere poi viene cotto, mentre da questa parte ci sono quelli che sono i prodotti dell'agricoltura e quindi la farina, i fagioli che sono importantissimi per Belluno, il codinzone e le mele altrettanto tipici. Qui ci sono dei dolci. Anche qui è arrivata la notizia che io sono particolarmente goloso. Che sono fatti, confezionati con i frutti di bosco, che appunto sono comunque tipici anche questi di questo posto. I salumi, la luganega, che qui è servita con lo scott, che è un piatto molto tipico del bellunese. Questo è il piatto che noi serviamo normalmente, il piatto del rifugio, che è un ottimo piatto unico, diciamo. Davanti abbiamo sempre la pasta con il radicchio e il pastin e la selvaggina che in montagna non manca mai. Sai cosa devo dirti? Che dopo aver fatto tutto questo sci, la ciaspolata e tutto, Giovanna, mi è venuta la fame che adesso è meglio finire le puntate ed assaggiare tutto quanto. Ti aspetto al tavolo. Vabbè, ma questo è scontato, anche perché noi dobbiamo assaggiare per tutti i nostri telespettatori per dimostrare che è veramente buono tutto quello di cui noi parliamo. E anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di Viaggiando Viaggiando. Grazie veramente a tutti quanti voi che ci seguite sempre con grande affetto. In chiusura voglio ricordarvi che se voi volete mettervi in contatto con noi potete digitare, mandarci una mail a viaggiando@telechiara.it per darci dei suggerimenti per quelle che possono essere e che saranno le prossime mete di Viaggiando Viaggiando, ma anche semplicemente per richiedere delle informazioni. Anche questa puntata già da domani la potrete rivedere sul nostro canale di YouTube, quindi digitando in qualsiasi motore di ricerca Telechiara Produzioni, Viaggiando Viaggiando, oppure il nome e cognome del sottoscritto, quindi Piero Brazzale. Per oggi è proprio tutto, l'appuntamento con noi è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, e come di consueto, viaggiate assieme a noi.